può essere proprio piccolissimo. Ci vengono in aiuto, lo dicevo anche per gli adulti, i rialzi, in cui, per esempio, il diario che non uso sempre lo infilo sotto il rialzo, ho il libro sopra e il quaderno dove sto scrivendo, e ho tutto comunque molto comodo, ok? Per cui anche sulle dimensioni, che siano proporzionate alla stanza, più o meno poi ci si aggiusta, cioè chiunque di noi ha, non ci sto, ok, il diario lo butto per terra, poi lo ritiro su quando ho bisogno di vedere l'altro compito da fare, cioè no, non muore nessuno, no, il libro me lo metto in verticale con qualche cosa nell'astuccio che lo blocca, cioè l'abbiamo fatto tutti, siamo L'arte del fin su sapersi benissimo, arrangiare, mi va dicevano i bene. miei genitori. Insegniamogliele questi bambini, perché io devo dire che con questi cellulari, queste tecnologie, queste meraviglie l'abbiamo un po' persa e a me questo un po' dispiace, devo dirti la verità. Quindi insegniamo, la scrivania non è troppo grossa perché non ci sta, perché arrangiamoci, si trova il modo e si studia molto bene lo stesso. Benissimo, quindi scrivania si può pensare o a una, diciamo, crescita graduale o una scrivania standard e dove possiamo posizionare la scrivania? Perché poi tanti genitori mi dicono, in particolare ho conosciuto una mamma che aveva effettivamente questo grosso problema dello spazio perché la camera dei bambini, che erano due, era molto piccola e insomma, aveva proprio il problema di se ci sono i letti, loro non hanno lo spazio per giocare, tantomeno metterci una scrivania dove fare i compiti. Successivamente ho scoperto da questa mamma una bellissima soluzione che personalmente non conoscevo, ovvero un armadio, tipo un armadio ponte, dove i letti si possono tirare giù, viene un letto a castello e quando li tiri su si può aprire una scrivania. Quindi diciamo uno spazio multispazio, non so come definirlo, Multifunzionale, multifunzionale. multifunzionale, sì. E quindi ti chiedevo se ci sono degli accorgimenti, come può essere questa strutturazione della stanza anche per chi ha una camera molto piccola ma vuole dedicare uno spazio allo studio. Sì, allora ovviamente di nuovo verranno in aiuto quando si va a progettare, si va a comprare i mobili per la stanza, verranno in aiuto i progettatori perché alle volte bisogna proprio andare al millimetro, ok? Però sì, in commercio esistono un sacco di soluzioni diverse, per cui letti a castelli che si infilano uno sotto l'altro, che tu tiri fuori alla sera quando vai a dormire e non ci sono problemi, ma durante il giorno sono là dentro e tu quindi hai lo spazio. Oppure ci sono anche i letti soppalcati, per cui tu sotto puoi mettere la scrivania, puoi giocare, puoi fare quello che vuoi. Sono un po' più scomodi, diciamoci la verità, a rifarli, ma siccome oggi va tanto di moda il piumone che tiri su e fine del discorso, a posto. Abbiamo risolto anche la cosa di dover rifare il letto, che poi se è tanto è lassù, anche se non è rifatto, io non lo vedo e quindi potrebbe essere una soluzione anche quella. Oppure ci sono anche quelle soppalcature basse, per cui il letto è leggermente rialzato perché ho la scrivania infilata dentro. Soluzioni ce ne sono veramente per ogni stanza, ogni tipologia di stanza e anche ogni tipologia di tasca, perché non pensiamo che queste soluzioni debbano per forza di cose costare l'ira di Dio. Chiaro è che ci saranno delle marche di mobilifici che costano un po' di più e quelle che costano un po' di meno, ma questo anche per una stanza normale, Sì. no? Quindi non c'è problema. Secondo me le soluzioni si possono riuscire a trovare. Quella per esempio del letto soppalcato di solito ai bambini e ai ragazzi piace un sacco perché vado lassù e ciaone ed è fatta, ho il mio mondo lassù. Quindi sì, nel momento in cui si ha le dimensioni della cameretta, si va dove si pensa di comprare i mobili e vedrete insomma che non ci sarà nessun tipo di problema, di soluzioni se ne trovano a bizzeffe, senza problemi. Poi, laddove proprio
non è fattibile o diventa proprio complicato, per esempio, comunque in una stanza dove ci sono due bambini è improbabile avere due scrivanie. Lì diventa difficile. Tendenzialmente i bambini hanno età diverse e esigenze diverse, quindi uno va un po' più seguito, l'altro un po' meno, almeno all'inizio, e poi diventano autonomi entrambi. Nel momento in cui diventano autonomi entrambi, si può trovare un altro angolo della casa, che può essere di nuovo la sala, come abbiamo detto prima, un corridoio, un'entrata. L'importante è che quando si studia tutto il resto è spento. Se sono gemelli, vabbè, vale comunque, all'inizio ce li ho tutti e due lì di fianco, li metto insieme e poi però se sono gemelli magari cercare una scrivania di quelle un filino più lunghe dove possono starci tutti e due, magari hanno il computer insieme perché all'inizio fino alle medie tendenzialmente ce li hai in classe insieme, quindi i compiti sono uguali, eccetera, eccetera, quindi basta un computer, sembra una sciocchezza, però effettivamente è così. Poi alle superiori magari si dividono e allora lì ci sarà la soluzione di uno in camera, l'altro in sala, piuttosto che con tutte le accortezze che abbiamo detto prima. Però ecco, noi mamme abbiamo la tendenza alle volte a fasciarci un po' la testa. No, la soluzione sicuramente si trova e ripeto, non ci sono regole che se non la faccio così sbaglio, a parte, come dico sempre, quello di metterlo in cucina. Per il resto c'è sempre una soluzione che può essere adatta. Siccome non abbiamo bisogno di enormi scrivanie, uno spazio lo troviamo regolarmente, ecco. Esatto, e qua ci tengo a dire, come abbiamo detto anche nel video precedente, tutto ciò che stiamo dicendo in questi video sono proprio dei suggerimenti, ma poi ognuno nella sua soggettività, quindi nella sua individualità, può provare e vedere come funziona. Si va, come dicevo prima, per prove ed errori. Provo questo, mi piace, funziona, lo tengo. Lo provo, non mi piace, non funziona. Trovo un'altra strategia, quello che dico sempre anche nei colloqui, sia con i genitori che con i ragazzi, anche per il metodo di studio. Proviamo, se poi vediamo che ci piace, che funziona, ok, se non ci piace non funziona, fa niente, di strade ce ne sono infinite. Esatto, concordo. Ok, pensando invece proprio alla stanza, mi è stato chiesto un consiglio sulle pareti, come gestire il colore, tappezzeria, piuttosto che cose appese alle pareti, quindi quadri, poster, come possiamo fare? Allora, di nuovo dipende da dove ho messo la scrivania. 90% delle volte avrò messo la scrivania contro un muro. È difficile, a meno che è la stanza grande, di averla in mezzo alla stanza o sotto la finestra. Ecco, sotto la finestra per i bambini non sono sicura che potrebbe andare bene, nel senso che io l'ho avuta alle medie e poi cosa facevo? Guardavo fuori. E mi distraevo. Quindi, per i bambini, di nuovo, come abbiamo detto prima, ovviamente ognuno di noi è fatto in un certo modo, ma per i bambini sotto la finestra bisogna vedere se è un bambino che è capace a concentrarsi bene oppure no, perché potrebbe essere distraente. Ma Si questo può vale, provare, si può insomma, provare, magari certo. funziona, magari no. Esatto. Lo stesso vale per i muri. Lo stesso vale per i muri. Se è un bambino che si distrae tanto e io gli metto il suo eroe preferito di fronte, e questo si distrae perché comincia a pensare: ah, vorrei essere come lui, piuttosto che, o se è una bambina, il suo attore, la sua attrice preferita, insomma, Insomma, si i cominciano a mettere a studiare, a esatto, le studiare, sì, a preferenze. sognare, che è una bella cosa, ma non quando si deve studiare, ovviamente, no? Quindi, che cosa metterci? Di nuovo, è molto personale e dipende dal bambino. Quindi possono esserci le fotografie. Poi magari hai la parete o magari hai una sorta di libreria. Magari hai già la parete, tra virgolette, colorata perché ha, come si dice, un fondo che fa parte del resto della stanza. I miei figli, per esempio, ce l'hanno così. Hanno la scrivania, hanno già la parete, che non è il muro stesso, ma è una parte dell'armadio perché è tutto attaccato e poi hanno le mensole. E quindi anche lì, se
sarà colorata, ma come il resto della stanza. Ci attacco qualcosa, non ci attacco qualcosa? Sì e no, dipende, non c'è una regola fissa. Quello che io posso dire sul colore, invece, è che l'unico colore che sconsiglio quantomeno davanti alla scrivania è l'arancione, perché l'arancione è proprio un colore distraente di suo. Il giallo è allegro, il verde aiuta alla concentrazione, il viola aiuta l'arancione è distraente. Quindi, tendenzialmente io quello è un colore che davanti alla scrivania eviterei. Tutto il resto della stanza nessun problema, davanti alla scrivania eviterei. Uso di nuovo il condizionale perché sei un bambino che si concentra tantissimo, beh, no problema, come dicevamo prima. Cosa metta? Tendenzialmente devono avere vicino i libri, quindi se non hai la libreria di fianco ce l'avrai sopra la scrivania. È anche molto probabile avere le librerie a giorno attaccate sopra. Mia figlia ce l'ha così. I miei figli invece, gli altri due, sono una mensola che poi hanno il ponte, l'armadio proprio a ponte. Però loro hanno la libreria di fianco. Quindi appunto, prima di tutto bisogna studiare per capire dove mettere lo spazio libri, che è un'altra cosa super, super, super importante, Esatto, perché infatti no. una delle domande che mi sono state fatte è stata anche riguardo a questa. È una bambina che adesso ha sui 5 anni, mi pare di ricordare, quindi è piccola, però inizia ad avere, essere appassionata alla lettura, ad avere molti libri, la mamma voleva iniziare a strutturarle una libreria. Quindi come possiamo fare? Iniziare a organizzare i libri, quindi strutturare una libreria o comunque qualsiasi altra soluzione per l'organizzazione dei libri che magari possa, adesso magari questa bambina ha 5 anni, però magari possa portare avanti, nel corso della crescita. Allora, siamo lì. Una libreria per libri da leggere così puoi metterla un po' ovunque, nel senso anche vicino al letto, di nuovo, io mi permetto di fare l'esempio, ma proprio perché ce l'ho in casa, entrambi, sia la mia figlia femmina che gli altri due qui maschi, hanno una libreria semplicissima di fianco al letto dove hanno tutti i libri, fumetti, tutte quelle cose lì che leggono così durante il giorno, nelle vacanze, nei weekend, eccetera. Vicino alla scrivania ci va uno spazio dove loro devono avere i quaderni e i libri per la scuola. Quindi adesso la bambina a 5 anni non li ha ancora. Questa libreria di libri, visto che lei è molto curiosa e ben venga, continuiamo ottimo, brava, facciamo una libreria per farle venire ancora più voglia, fantastico. La può mettere ovunque, può mettere una libreria intera, può mettere delle mensole, esistono delle mensole anche bellissime, può mettere, che ne so, se lo spazio è consono, può mettere un bel puff con appunto libreria, mensole, piccoli box con questi libri, così lei prende e lì è il suo angolo lettura. Meraviglia, se riesce a fare una cosa così, l'unico consiglio che do è una lampada in più da terra o da tavolo per avere una luce in più quando legge e magari non c'è più troppa luce nella stanza. Quindi quei libri lì dove si vuole. Quando lo spazio non è enorme, quindi me lo metto già vicino alla libreria, ricordiamoci di mantenere uno o due, ovviamente, scaffali per i libri di scuola, perché quelli saranno importanti. Quelli devono essere proprio come che io da seduta sulla scrivania, non dico che allungo il braccio e lo prendo, ma quasi. Ecco, più sei comodo e di nuovo meno distrazioni, perché se no mi alzo e vado e faccio e brigo. Invece prendo la cartella, sistemo, è il massimo della comodità, è funzionale e di nuovo aiuta la concentrazione. Benissimo, Virgia, ti ringrazio. Ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, tutti quelli che ci stanno vedendo. Ricordo che ti possono trovare su Instagram al profilo Vivere lo Stile. Quindi per qualsiasi cosa scrivetele pure, Virgia è super disponibile, super simpatica. Siamo qua a vostra disposizione. Va bene, io ti ringrazio di avermi invitato e saluto tutti per qualunque cosa, appunto, sapete dove trovarmi. Ciao! Ciao ciao!